ragazzo. Sento il tuo animale. Un cinghiale. Tira quando sei pronto e tendilo fino al petto. Il cinghiale ha la pelle spessa. Ma l'avevo colpito, no? Sembra che la freccia sia rimbalzata. Sarà un cinghiale magico. Tu che ne dici? È il cinghiale più strano che abbia mai visto. Allora inseguilo. Stai pronto. Di nuovo loro. Qualcos'altro. Alcuni corpi sono quelle strane cose morte. Anche qui c'è un drogo. Devono aver combattuto. Ehi, è oltre la colonna! Lo so. Gomito alto, mano ferma, rilassati, preciso e senza fretta. Sì! Non lo perdere. Ragazzo! Ehi! Dove sei? Presto, padre! L'ho trovato! Atreus! Sta rallentando! Atreus! Dove sei?
Credevamo che fosse tuo. No, è solo mio amico. Il ragazzo seguiva un mio ordine. Allora, dai una mano. Tieni premuto qui. Tieni, ho detto, perde sangue. È l'ultimo esemplare del regno e voi lo abbattete. È stato per fare. Pratica di Tyr. Pratica di Tyr? Mi dispiace tanto. Tieni ben premuto. È colpa mia. Dovevo tenerlo d'occhio. Morirà. Non lo permetterò. Tu, la freccia ha danneggiato un'arteria. Trova le estremità e tienile strette. A sinistra, afferra e stringi. Ora a destra, stringi forte. Così, ora uniscile e allineale. Sunna. Foca. Tu sei una strega. Io non posso curarlo qui. La mia casa è là, dietro quegli alberi. Ce lo porteresti tu. Non deve morire. Bene, sembra stabile e calmo per ora. Greida. Di qua. Quell'arco non è un po' troppo grande? L'ha fatto mia madre, per quando crescevo. Non ti ho mai visto qui. Le mancherà molto non averti a casa. Lei è morta. La portiamo sul monte più alto dei regni. Cosa? L'ho chiesto lei. Ehi! Mi dispiace tanto. Eccoci. Vivi in un albero? Non dentro. Sotto. Hamala! Guarda! È posto! È buono? Ragazzo. Te l'assicuro, è buono. Molto buono. Veloce. Terra sul simbolo. Tienilo fermo. Vivi da sola? È meglio per me. Già, neanche a mio padre piace la gente. Ragazzo. Beh, è vero. Tienilo fermo, sennò si farà male. Così. Via. Tranquillo. Mi servono due cose. La radice rossa che cresce dietro la casa. Me ne porteresti un po'? Che altro? Io. Lo so che sei un dio. Non di questo regno, ma non c'è ombra di dubbio. Lui non lo sa, vero? Della tua vera natura. O della sua. Questo non ti riguarda. Gli dei di questi regni non sono gentili con gli stranieri, credimi. Io lo so. Quando ti troveranno, e lo faranno, ti renderanno la vita difficile. Il ragazzo vorrà delle risposte. Questo è un problema mio. Qualsiasi segreto sia, non lo proteggerai per sempre. Ma hai ragione. Questo non mi riguarda. Mi serve il crescione dei prati. È in giardino i petali bianchi. Solo una manciata. Bene.
Crascione dei prati. Il crescione, bene. Hai anche la radice rossa? La cerca il ragazzo. Forse gli serve aiuto. Per l'unguento servono entrambi gli ingredienti. Mi aiuti? Non riesco a... Ti serve questo? Mi è caduto. Quando inseguivi quell'animale. Ma cosa mi succede? Se l'avessi perso... Ma tu l'hai perso. Ci starò più attento d'ora in poi. Proprio quello che mi serve. Ora si salverà. Sì. Allora noi partiamo. Aspetta. Non senza questo. Vuoi la solitudine? Questo simbolo vi nasconderà da chi può ostacolare il vostro viaggio. Lui. Lui. Emily. C'è una scorciatoia sotto la casa che vi porterà fuori da questo bosco. Seguite questo sentiero e poi la luce del sole. Ci rivedremo. Se e quando lo desidererai. Su, vai ora. Vai, ragazzo.
Questo passaggio sotterraneo dovrebbe condurvi alla strada per la montagna. Usate la barca. Aspetta, prendi. Ti servirà per orientarti in luoghi sconosciuti e ti condurrà sempre verso i tuoi obiettivi. Una barca! Dall'alto, fuoco in arrivo! Alla tua destra! Incubi. La mamma me ne parlava spesso. Non pensavo potessero essere reali. Incubi? Sì. Causano incubi alle persone. O forse sono loro stessi incubi. Non mi ricordo. Vorrei che glielo chiedo. Non è pesante. Sì. Non sembrerebbe. Di là. Ora arriveremo presto alla montagna. Non mi sembra vero che sono qui a fare tutto questo. Pensavo non sarei mai uscito dal bosco. Talvolta dal letto. Non incolparti della tua malattia. Sì, lo so. Volevo solo dire che è tutto fantastico. Montagna. Guarda come siamo vicini. Questa è acqua di mare. Come lo sai? Non senti l'odore? Se questo è l'odore, il mare pulsa. Guarda, è Thor. Thor, il dio del tuono. Esatto. Non pensavo che ascoltassi gli dei. Ogni tanto. Ha mai parlato di uno che non provava dolore? Oh, credo che sia Baldur. Baldur. Un dio Æsir, figlio di Odino e Frigg. E Odino è il re. Esatto. Perché me lo chiedi? Vedo delle rune sul petto. Non riesco a leggere. Dice, sacrifica le tue armi al centro dell'acqua. Risveglia di nuovo la culla del mondo. Cosa? Gettare le nostre armi nell'acqua. Immagino che non sia un problema per te. Hai intenzione di farlo? Mm.
L'ascia non è tornata indietro. Relitto laggiù in fondo, lo vedi? C'è anche la statua di Thor, però ora lo vedo molto meglio. L'acqua è calata quando il serpente è emerso. Oh, ora c'è una spiaggia che prima non c'era, vedi? Ecco la montagna, guarda, quella costruzione va dalla montagna fino al Tempio Dorato. Era tutto nascosto sott'acqua. A parte la statua, per fortuna no, c'è anche un molo, laggiù vicino alla bandiera. Prima trachiamo, vero? Saremo i primi a mettere piede qui dopo chissà quanto tempo. Sai chi è quel serpente? È uno dei giganti. È così lungo che può avvolgere tutto il mondo e mordersi la coda. Stai esagerando. Forse. Per me era enorme. Da quanto credi che esista? Da molto tempo. Beh, non ha funzionato. È la strada per la montagna. Sembra di sì. Guarda un po' chi c'è, il bestione barbuto e la sua progenie. Ho giusto qualcosa per voi due. Bro. Come hai fatto? Non sono affaracci vostri! Entrate! Ho qui qualcosa per voi! E non azzardatevi a fregarmi il posto! L'ho visto io per primo! Ok... Che vorrà da noi? Farci perdere la pazienza. Quando si saprà della mia nuova bottega, la gente finalmente accorrerà in massa! Si arrampicheranno l'uno sull'altro solo per sentire il profumo della Aspetta, mia mercanzia! Non parliamo, vedrete. Bro! Ma correte sempre in questo modo! Che roba! Prendi! Quel mucchio di pietre, usando quella chiave di Yggdrasil, ti apre una porta magica per i rami dell'albero del mondo. Una scorciatoia tra i regni. Se ne vedete uno in giro, usatelo per tornare in fretta da me. Ma ha una sola direzione. Porta qui e da nessun'altra parte. In ogni caso, mai, 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 mai dovete gettarvi dal ciglio del sentiero se non volete tirare le cuoia. Beh, non credo proprio.
Concentrati! Alla montagna. Pronto. Non conosco queste rune. Se trovassimo un codice, potrei tradurle. Sono quelle che non posso leggere. Guarda qui. Signor sì. È un disegno. Forse una mappa. Oh, forse una mappa del tesoro. Thank you.
Ok, è finito. Non riesco a leggerli. Non riesco a leggerli. Un altro qui. Guarda, il serpente del mondo. È più grande di quanto credessi. Oh, guarda, ha morso Thor. Oh, lo morderà, almeno sembra. Non riesco a leggerlo. Cos'è? Che puzza! Veleno. Codice linguistico. Dovremmo cercarne altri. No. Ma cos'era? Avevano un odore orrendo. Tua madre li chiamava bastoni del disprezzo, veleno magico. Mi ha insegnato a neutralizzarli. Rido l'idea di lei che ti insegna qualcosa. Già. Thank you.
Wow! Quanta nebbia c'è qui! Un altro nano! Dovremmo... No! La sua presenza non ci riguarda. Scusami, ma... Dove hai trovato quel... ascia? Questo riguarda solo me. Non lo metto in dubbio, ma conosco quell'ascia. Era una delle nostre e... non l'abbiamo creata per te. Fatti da parte. Io non posso. La donna per cui l'abbiamo fatta, io le sono molto affezionato e sarei alquanto dispiaciuto se scoprissi che tu gli hai fatto qualcosa di male. Era di mia madre. L'ha data a mio padre prima di morire. Fei è morta. Mi dispiace molto per questo. Era una grande guerriera. E una donna in gamba. Ok. Io renderò migliore la tua ascia. Ma nessuno te l'ha chiesto. Certo, è vero, ma... conoscendo tua madre, mi avrebbe chiesto di porre rimedio all'atto di vandalismo perpetrato sulla sua ascia da mio fratello. Lo sapevo, tu sei il fratello di Brock. L'altra metà del marchio è qui. Quell'essere blu è tuo fratello? Sì, ma il mio talento è superiore. Non esagero, lo giuro su Freya. Non disfare la sua opera. Migliorala e basta. Ok, ma potresti metterla a terra laggiù? Quel manico è lurido. D'accordo, allora devo prenderlo. Oh. Oh, quello è sangue secco. Oh. Che cos'è quella? Oh, quella. L'ho chiamata Cielo Via. Su quella montagna si trova un giacimento di rare materie prime. Una volta estratte, mi servirà per trasportarle a valle. E la sai riparare? Neanche per sogno. Atreus, qui. Sì, padre. Un buon inizio. Come on.
umani sono strani come Brock e Sid. Chissà perché non vanno più da qui. In fondo sono parenti. Sono affari loro, ragazzo. Ok. C'è qualcosa. Non capisco. Ci avviciniamo alla montagna? Esatto. Lo chiamava robot. Non si brucia nella banda.